sempre la sala consigliare del comune di Ottaviano, la premiazione è finita del premio Nunzio Pascale, il professore Bocchino, che in effetti è anche un candidato al secondo presidente del Lions internazionale. Professore, anche con la professoressa Vittoria Panarese. Professore, come giudica questi ragazzi? Hanno voglia di fare qualcosa di concreto? Penso che in questo momento investire nei giovani e nella ricerca scientifica ha un valore doppio. Doppio perché si tratta di giovani che si avviano alla ricerca, doppio perché proprio nei momenti di crisi lo Stato e per esso il Governo dovrebbe spendere di più nella ricerca, perché la ricerca è l'unica fonte di sviluppo e per il nostro Mezzogiorno non avremo una grande ricchezza, non abbiamo risorse naturali, ma abbiamo però le grandi risorse dell'intelligenza dei nostri giovani che rappresentano una miniera nella quale investire. Ma se mancano le risorse, mancano i fondi, anche i giovani sono costretti a portare il tesoro della propria intelligenza in altri paesi d'Europa e del mondo. Va dunque dato un elogio, una lode alla dottoressa Pascale che questo premio ha creato e che è giunto alla 20ª edizione, e devo aggiungere per quanto attiene a tutti i Lions del mondo che io rappresento in questo momento il presidente internazionale a Strasburgo, credo che tutti i Lions, le professionalità che essi esprimono, debbano essere poste al servizio dello sviluppo civile nella libertà. Grazie professore, la professoressa Panarese. Siamo giunti alla 20ª edizione del premio Nunzio Pascale, un premio importantissimo perché si dà spazio, si premiano i giovani, bisogna dar spazio ai giovani e il nostro futuro e soprattutto nel campo scientifico, come già mi ha preceduto il nostro professore Ermanno Bocchini. Mi consenta anche più forza ai Lions, perché più forza ai Lions, più iscritti ai Lions, più possibilità ai nostri giovani. È vero, certo, questo è il messaggio. Professore, lei è d'accordo? D'accordo, molto, molto. I Lions nel mondo esprimono questo valore aggiunto della professionalità. La professionalità in questo momento può servire e salvare l'umanità in un momento molto difficile della propria storia.